Pescara batte Cittadella 1-0. Il primo tempo è stato un po' un facsimile della partita con il Lecce, con pochi pericoli da una parte e dall'altra. Il primo l'ha costruito il Pescara con un cross di Masciangelo, che ha trovato il colpo di testa di Giannetti, che però è terminato sull'esterno della rete. Al contrario, il Cittadella non si è fatto praticamente quasi mai pericoloso dalle parti di Fiorillo, se non per un colpo di testa di Ogunseye, che nel finale di tempo ha sfiorato il palo. Intanto noi ci stiamo spostando dalla postazione, ci hanno fatto allontanare, ci mettiamo qui per raccontare il secondo tempo, che è stato un po' un facsimile dei primi 45 minuti. Qualche lampo di José Machin entrato al posto di Maestro, bene anche Memusciai al posto di Busellato, che ha tirato tanto la carretta per due partite e mezzo. Il tecnico Grassadonia lo ha fatto rifiatare prima del finale, perché il Pescara negli ultimi 10 minuti è cresciuto tanto. Il cross di Masciangelo per Odgaard, che in scivolata riesce a mandare il pallone in porta, viene fischiato un fallo in attacco che sinceramente noi dagli spalti non siamo riusciti a vedere. Per noi gol regolare, magari ci può venire in supporto tu da studio, Massimo, con l'aiuto della Moviola. Qualche minuto più tardi Capone ha avuto una buona, anzi una buonissima opportunità su cross di Bellanova, ma ha calciato debolmente Cristian Capone. Rosafio ha impegnato Fiorillo, che si è disteso nell'unico intervento del secondo tempo, e poi nella finale Scognamiglio si trasforma in nuovo assist, pennellata di sinistro e colpo di testa vincente di Odgaard. Pescara batte Cittadella 1-0.